Allora, qui abbiamo Killua di Ante Perante versus Rock Lee di Naruto Shippuden. Ho messo Rock Lee, quello della guerra ninja, giusto per averlo al massimo della forza. Killua non conosco il personaggio, quindi ho messo una casaccia. Non mi abbiamo anche niente. Qui il tra virgolette vantaggio tattico del fatto che Rock Lee non vedrebbe i poteri di Killua perché non usa il Nen, però qui Killua non è axato, quindi non è tanto caratterizzante la cosa. Comunque, a velocità, presi entrambi al massimo, quindi 6 porte contro Godmod sono simili. Il problema qual è? Guardando l'AP, sempre al massimo, Rock Lee in 6 porte è tipo 5-6 tier sopra. A Killua. A velocità? No, in forza. In velocità sono lì. In velocità il tier è quello. Quindi fondamentalmente, vabbè, ok, magari lo scontro non inizierebbe con subito entrambi al massimo. Ok. Però comunque... Ok, quindi fammi capire. Killua quante porte di gara è? Così capiamo meglio. Come AP mi chiedi? No, proprio come tutto. Velocità, AP, AX, velocità... qualsiasi cosa. Velocità te l'ho detto, è a livello della sesta porta come velocità. Addirittura sesta? Sì, la velocità è simile. Quelle quante porte ci sono? 7? Sì. Quella 8, prima 8, di... 8, 8, 8, anzi. Vabbè, l'8 non la contare perché praticamente schiatta per aprire l'ottava. Sì. Ma comunque Rock Lee non le sa usare tutte. Rock Lee non le sa usare tutte, quindi arriva alla sesta in Shippuden. Ok. Quindi il massimo di Rock Lee è la sesta. Killua riesce a sostenere un combattimento con la sesta porta? Con la sesta verrebbe shottato sul colpo, in maniera orribile. Quindi sosterebbe fino alla quinta? Diciamo fino alla quarta, perché il tier è lì, sempre multi city block. La quarta porta quale sarebbe? La conoscenza, se mi ricordo bene. Non mi ricordo i nomi delle porte, sinceramente, ma... Vabbè. Figurati, ignoranza totale su Rock Lee. Adesso non ho questa memoria su Naruto. Quindi la vittoria la dai a? In questo caso Rock Lee, perché la sesta porta stazza in AP in una maniera ridicola. Qui abbiamo un voto per Rock Lee. Ok. E qui penso che... Allora, intanto Rock Lee non ha 7 porte, ne ha 6 al massimo in Shippuden. E come ho detto, in velocità sono circa pari, quindi è difficile pensare che Killua possa schivarlo o comunque anticiparlo facilmente per far fallire Rock Lee. E poi con la sesta porta comunque c'è ancora una buona resistenza, non è che schiatti, cioè comunque devi attaccare per subire il danno. Quindi comunque Rock Lee potrebbe ricaricarlo saltandogli da dietro se viene schivato, e a quel punto pavone, GG. Quello pavone sarebbe la sesta? Sì. Invece la tigre del mezzogiorno com'è? La tigre è la settima. Ok. Quella lì che usa il maestro Gai contro Kisame? Sì, quella è la settima. Ok, perfetto. Curarsi con il Nen, nel senso, può forse starci. Capisco se il tier è simile, però se appunto parliamo di Mountain, che sarebbe Rock Lee contro Multi City Block, c'è un attimino di gap, ecco, diciamoci. Ci sono quei comunque 3-4 tier di differenza, quindi ha voglia di curare quello. Anche perché in Hunter x Hunter vediamo che con gap molto minori comunque il personaggio quasi muore. Appunto, vediamo con Meruem che si becca in faccia un'esplosione city level, e se non fosse per i suoi servi che sono arrivati a curarlo sarebbe schiattato. E lui è multi city block, quindi basta anche semplicemente un tier di differenza per in Hunter x Hunter per farti schiattare malissimo con un attacco. Figurati se ce ne sono 2-3 in mezzo.
Kevin si astiene. Ok. Ok, tutti per Pietro Rock Lee, diciamo. Vodarock. Siamo abbastanza tutti per Rock Lee, sono felice, dai. Davide dà un altro suo commento. Sì, ho visto, ho letto. Ok. Quindi praticamente siamo tutti per Rock Lee. Perfetto. Ok, io non conosco né l'uno né l'altro, quindi vado pure io per Rock Lee. Non voglio avervi contro.